Covid, le conclusioni della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale, maggioranza e opposizioni divise sul bilancio finale. La Toscana si dota di un archivio storico, è la prima tra le regioni a statuto ordinario. Da 35 anni porta i detenuti sul palco, gonfalone d'argento alla Compagnia della Fortezza. Un report che racchiude un lavoro di oltre 2 anni, iniziato a settembre del 2021 e concluso lo scorso febbraio, portato avanti dalla commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 e in particolare della campagna vaccinale in Toscana. Un'indagine che fa il punto sulla risposta toscana all'emergenza coronavirus, dal piano pandemico pre-Covid alle prime misure di contenimento, dalla gestione di ospedali e RSA fino alla campagna di vaccinazione. Abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%. Il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più è proprio perché la nostra macchina organizzativa, la nostra capacità di rapporto con i cittadini, le energie che hanno visto coinvolto il sistema sanitario regionale con tante persone che come organizzazioni di volontariato, medici e infermieri in pensione, hanno contribuito a creare questo meccanismo, ha consentito di superare il Covid, vantati dallo stesso generale Figliolo, commissario nazionale, come una delle 2-3 regioni in assoluto più efficaci nelle misure e nel modo di approcciare quello che è stata la questione della pandemia. Il testo di 198 pagine è stato in gran parte condiviso da maggioranza e opposizione, che però hanno rimarcato tutti i loro distinguo nelle valutazioni conclusive. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la Regione ha messo in campo, si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi, nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid. E oggi, ancora oggi, vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale, con una copertura di vaccinazione molto importante, anche con un'efficacia attraverso il lavoro degli hub e dei medici di medicina generale, ha saputo raggiungere capillarmente ogni porzione del nostro territorio. Un'occasione, quella della presentazione della relazione, che Italia Viva ha colto per lanciare la richiesta di replicare il percorso della Commissione Toscana anche a livello nazionale. Ma la Toscana è stata la prima, anche su nostra richiesta, a fare una commissione d'inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia, in maniera molto acritica, ma veramente in maniera oggettiva, per vedere e di comprendere come è stata la risposta della Regione Toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al Governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni anche a livello nazionale con il nostro leader Matteo Renzi, e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, appunto, partendo dalla Toscana, si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Pur riconoscendo la straordinarietà dell'emergenza e la capacità di risposta del composito mondo della sanità regionale, l'opposizione ha puntato il dito contro le lacune della governance toscana. Questa relazione, poi condivisa, ha preso delle vie diverse. C'è stata una via che è quella della maggioranza e una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso, dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti.
senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza, che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati, insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, talune situazioni dettate da un'impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costati chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana. Una gestione che secondo il Movimento 5 Stelle è stata lacunosa anche in materia di trasparenza. Oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione d'inchiesta, i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato, ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati, ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione, l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando, ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli. Secondo la Lega, invece, quello che è mancato all'amministrazione toscana è stato soprattutto il coraggio. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della Regione Toscana, che da parte nostra non ha avuto coraggio, soprattutto nella prima fase quando a livello governativo gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di Figliuolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni, ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver, e su questo la Regione Toscana non ha fatto niente. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Festeggia in questi giorni i suoi primi 8 mesi di vita il nuovo archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. Situato al piano terra di Palazzo del Pegaso, l'archivio comprende la documentazione propria del Consiglio regionale e quella di archivi aggregati relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinata alla conservazione permanente. Tra le regioni a statuto ordinario, la Toscana è la prima a dotarsi di uno spazio di questo tipo. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti. Un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo di storia importante della nostra regione. Uno spazio di memoria e conoscenza a disposizione di tutti i cittadini. Allora, io credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, è un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante.
Un archivio che conserva non solo la documentazione del Consiglio regionale, ma anche veri e propri tesori della cultura italiana. Gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Oggi noi apriamo l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che è un archivio importante, che è una sezione separata, il che vuol dire che devono esserci anche dei professionisti all'interno della regione che lo custodiscano, che lo valorizzino e che possano anche pensare al futuro. Questo archivio conserva per esempio l'archivio di Oriana Fallaci. Quindi non è soltanto l'archivio della regione, dell'amministrazione della regione, è un archivio ricco e non possiamo che essere contenti dell'inaugurazione. La Compagnia della Fortezza è stata insignita del Gonfalone d'Argento, un riconoscimento che premia un progetto nato nel 1988 nel carcere di Volterra e che ormai, da 35 anni, permette ai detenuti di confrontarsi con l'esperienza della recitazione. 35 anni di lavoro dove abbiamo in qualche modo trasformato l'istituto di pena di Volterra, la casa di reclusione di Volterra, in una sorta di istituto di cultura. Da allora, 35 anni fa ad oggi, il carcere Volterra è diventato un carcere all'avanguardia per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali, quindi è un risultato credo straordinario che anzi penso che debba essere, questo premio forse lo farà, ancora di più riconosciuto e conosciuto non solo nella Toscana ma ancora di più in Italia e anche nel mondo. In concomitanza con il nulla osta alla realizzazione di un teatro stabile all'interno del carcere è arrivata anche la massima onorificenza del Consiglio regionale. Sono davvero orgoglioso di poter conferire il Gonfalone d'Argento alla Compagnia della Fortezza. Perché? Perché il grado di civiltà di un paese si misura dalle condizioni delle sue carceri. Il carcere deve essere sempre più un luogo di rieducazione, di reinserimento nella vita sociale e lavorativa. E quello che fa la Compagnia della Fortezza è qualcosa di importante. L'arte, la cultura rendono le persone più libere, rendono le persone migliori e sono orgoglioso. Orgoglioso perché la Toscana, che è stata la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte, oggi è anche la prima realtà a consentire che ci sia un teatro all'interno delle carceri, qualcosa di grande e di stupendo che noi continueremo a sostenere. Un riconoscimento, quello dell'Assemblea Legislativa, che arriva in un momento di grandi soddisfazioni per Volterra e la Compagnia della Fortezza. È un orgoglio per la città di Volterra ricevere questi importanti riconoscimenti proprio all'indomani dell'anno 2022, nel quale Volterra è stata la prima città toscana della cultura grazie al riconoscimento della regione toscana. Si uniscono questi riconoscimenti a un altro fatto molto importante, l'avvio del progetto che porterà i lavori per la realizzazione nel carcere di Volterra del teatro stabile, un sogno. Riconoscimenti apprezzati anche dagli attori, per i quali però lo stimolo più importante resta sempre e comunque l'esperienza della recitazione. Mi piace il teatro in generale, quindi farlo da attore è ancora più importante, più straordinario. I nostri obiettivi non sono i premi. Come ho detto anche prima, è uno degli effetti. È importante perché ci riesci, cioè, in qualche modo i tuoi sforzi vengono apprezzati, è molto importante. E io spero che anche questo tipo di premio qui abbia anche degli effetti ancora più positive e benevoli, sia anche per il futuro della compagnia stessa. Sicuramente un bel riconoscimento, a prescindere dalla pena detentiva o no, perché secondo il mio punto di vista il teatro è qualcosa che va oltre la pena detentiva, cioè il teatro in sé aiuta sicuramente la riabilitazione dell'essere umano, ma il teatro in sé è qualcosa che esula addirittura la pena detentiva. Cioè il teatro in sé fa bene all'essere umano in sé a priori, non solo nella nostra condizione che ci siamo trovati, ma in sé a priori. Cioè il teatro è cultura,
è arte. L'arte è qualcosa che porta l'uomo a un io superiore, non a un io ordinario quotidiano. Il teatro è tanta roba, è stata e spero che continui a essere un'esperienza eccitantissima, formidabile. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.